fare adesso in una città che tutto sommato sta lavorando sul verde in modo positivo, ma la riflessione principale che mi sento anche dare in questi primi momenti è quella di capire che il comune, l'istituzione, abbia davvero un ruolo di regia su una visione complessiva della città e di qual è la funzione del verde, ma deve porsi in questa funzione di regia in un'ottica di ascolto e riconoscimento di tutto quello che c'è, di tutte le associazioni, di tutte di chi ci lavora, di tutti i pezzi di istituzione, non a caso adesso proprio sarò la parola alla zona, per capire banalmente chi fa cosa. È veramente un territorio, un terreno su cui io credo che lo sforzo sia quello di riconoscere le diverse dimensioni. Abbiamo parlato del vasetto del singolo, parliamo delle scuole, parliamo delle mura sotto casa, parliamo del meraviglioso parco, parliamo dei grandi parchi sopra cittadini, di cui Milano è veramente ricca. E per ognuno di questi aspetti il dovere del comune sia capire A, se ci sono gli atti amministrativi che permettono di cogliere quella bellissima voglia di partecipazione che c'è a tutti i livelli. Adesso commentavamo un attimo al volo questa delibera importante per la realizzazione degli orti e per la realizzazione delle nuvole sotto casa, quindi capire se gli atti amministrativi sono corretti e B, capire qual è il soggetto che se ne occupi. In questo profondo rispetto che io sento, un po' perché è proprio la vena e diciamo la visione politica della mia amministrazione, questo rispetto di valorizzare quello che c'è, dare gli strumenti, che sia il patrocinio, che sia, mi permetto di dire, la maglia, certo, che sia veramente il pezzo di terreno, dare gli strumenti a chi vuole metterci le mani e metterci il cuore, non a caso faccio un bel pezzo di cuore, e regolare ambiti in cui il signor Cidino non riesce, la situazione non riesce. Quindi è un terreno per me nuovo, ma su cui le amministrazioni stanno lavorando molto bene e su cui io credo che la strada per andare avanti sia questa. È un terreno su cui c'è in atto all'interno del Comune di Milano una politica di decentramento, quindi è un ambito su cui con le zone stiamo iniziando a lavorare molto bene proprio per andare verso questa direzione, che poi banalmente vuol dire sempre più vicino al cittadino. Il cittadino che lei diceva non sa come fare a mettere la ruota sotto casa, ecco, il tentativo è portare anche fisicamente le persone dall'interno del comune sempre più vicino attraverso le zone, attraverso gli uffici decentrati al singolo cittadino. E poi c'è un'ultima occasione, che è così una prima riflessione che faccio anche poi con gli addetti al lavoro. Noi abbiamo in giro di un anno l'occasione di rivedere completamente il contratto di manutenzione e sarà una bella occasione, io credo, per mettersi veramente in ascolto da l'ambiente, da chi appunto, dalle associazioni, da tutte le forme creative delle zone, dei cittadini, per capire anche come mettere le mani all'interno di questo contratto, per far sì che anche attraverso il contratto di manutenzione si esprimi questa grande partecipazione su un tema che, ripeto, è così caro.